Ciao a tutti e benvenuti a The Wonder Dream Lab. Oggi un unboxing umile elementi bijou. Ovviamente tutto Charming You Bijou. Vi lascerò i link in descrizione. Cosa ho preso? Allora, le pipette, quelle per le pipette per mettere la resina negli stampi, quelli piccolini, o per dosare magari alcuni elementi più delicati. Poi basi per orecchini di due dimensioni. Allora, questi in acciaio inox, ovviamente questi, diciamo, sono quelli più piccolini, e poi abbiamo anche questi che sono più grandi. Andiamo avanti. Poi questi, che sono carini, sono dei cartoncini per imbustare, diciamo, meglio le nostre creazioni, e sono, sì, hanno i forellini per gli orecchini, e li possiamo mettere come vogliamo. Credo che vadano bene anche per le collane, vedete? Qui ci sono i vari forellini anche qui. Poi stampi, ebbene sì, mi sono data ai bijou, come potete vedere, come potete anche notare. Avevo detto che non ne avrei fatti e invece mi sono buttata proprio sui bijou. Questo è il cuore a forma di diamante, e ce li ho presi di due dimensioni, uno grande, anzi questo è la misura media e questa è la misura piccola. Vincenzo ne ha un altro che è ancora più grande di questo. E poi questi due che non li avevo, infatti non vedo l'ora di sperimentare la mia nuova tecnica. In realtà ho semplicemente unito tre tecniche insieme per realizzare nuovi cabochon. Poi ho preso quest'altro stampo, che già ce l'avevo, però ne volevo un altro, di modo che, soprattutto per quelli più grandi, potevo fare il doppione uguale senza dover fare una colata successiva il giorno dopo, quindi poter creare il doppione subito. Poi ho preso anche queste qui, che sono mezze sferette, se non erro, sì, mezze sferette. Mi era venuto il dubbio perché di dietro ha un pallino per diciamo reggere meglio il piano. E anche queste ne ho presi due, così non devo fare la doppia colata il giorno dopo. Poi basi per anelli. Queste sono in acciaio inox pure. Io li adoro perché sono facili da usare e anche belle da vedersi. Ma la parte clou, secondo me, arriva adesso, perché guardate che belle, sono sempre base per anelli. Guardate che meraviglia. Cioè, sono davvero meravigliose.
e anche queste sono facili da montare. E uguali le ho prese dorate, sono davvero belli da vedere, sono spettacolari. Guardate che belli. Sono davvero spettacolari, mi piacciono davvero tanto e credo che continuerò a prenderle. Una chicca. Guardate che belli questi altri. Sono sempre vasi per anelli di tutti i colori. Aspettate che a volte si ingarbugliano. Guardate che carini. Sono smaltate, uguali a quelle argentate, ma smaltate. E ci sono di tutti i colori. Argento, arancione, bianco, rosso e rosa. Aspettate che su un unico dito non ci vanno. Volevo fare vederle tutte insieme. Ups. E poi c'è questo rosa che è davvero carino. Cioè, troppo, 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 troppo carini. Oltre al fatto che proprio sono belli da vedersi, anche così. Poi questi piccoli castoni, questi sono piccolini. E ora guardate qui. Allora, questo anche è un castone portacabochon semplice. Questi anche sono semplici, ma sono belli grossi. Questo è il retro. Poi sempre i castoni. Guardate che belli questi. E questo è il retro. Poi sempre castoni. E questo è il retro. E l'ultimo. Questo è proprio gigante. Aspettate, devo aprire le bustine. Queste bustine sono facili, però. Guardate che meraviglia. Già solo questo pesa. Guardate che bello il retro. Davvero belli. Davvero belli. E in foto non rendono. Cioè, quando mi sono arrivati ho detto: mizzica! Davvero molto belli. In foto non rendono quanto averli di presenza, perché l'argento è un bel argento, il dorato idem è un bel dorato, e soprattutto i castoni sono una meraviglia. Quindi cosa vi dico a fare? Prezzi imbattibili, velocità assoluta, imballaggi perfetti, cortesia, disponibilità. Lo trovate su eBay, se non vi piace eBay a WhatsApp, se non vi piace WhatsApp lo trovate su Instagram e Facebook. Vi metterò tutto nel link. Sono fissata, niente, vi metterò i link in descrizione. E
ci vedremo fra poco perché devo girare un video tutorial sui miei nuovi cabochon, dove utilizzerò tre tecniche diverse messe insieme per andare a ricreare. Vi do un piccolo spoiler, una piccola anteprima. Questo effetto. Sono fiori, colori ad alcol, petridish, foglio olografico e flakes. Quindi ci vediamo presto per questo nuovo tutorial che ci aspetta. Grazie per seguirmi sempre e se non mi seguite ancora, cosa state aspettando? Fatelo immediatamente. E seguitemi anche su Instagram, e mi trovate anche su TikTok e adesso anche le dirette su Twitch. Se avete dubbi o domande, ovviamente, fatemele, io sono a vostra completa disposizione. Un bacio e ci vediamo molto presto. Mua!